Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti. Le notizie di oggi, martedì 23 gennaio. I carabinieri della compagnia di Ivrea, durante i controlli in Canavese, hanno denunciato alla procura poridiese 5 persone di età compresa tra i 32 e i 62 anni, alcune di esse con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nei loro confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida. I vigili del fuoco di Ivrea e i volontari di Rivarolo Canavese sono intervenuti questa notte intorno alle 3 in via Circonvallazione a San Giorgio Canavese per un incendio di cassoni metallici e pedane in legno nell'area di stoccaggio sul piazzale esterno di un'azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche. Alcuni colli di materiale si sono incendiati. Incidente ieri sera intorno alle 22 in frazione Tellare Pratiglione. Un 75enne di Pratiglione ha perso il controllo della Fiat Panda 4x4 che stava guidando, la quale è precipitata giù dalla scarpata, compiendo un volo di poco più di un centinaio di metri in mezzo alla boscaglia. Subito soccorso è stato portato a Rivarolo, dove sulla pista di atterraggio notturna è arrivato l'elisoccorso del 118 che era caricato e trasportato all'ospedale CTO. Girano per i negozi, acquistano cose da poco costo e pagano con un biglietto da 100 o da 50 euro falsi. È quello che sta accadendo in diversi comuni canavesani, Quarnier, Ozegna, Castellamonte e oggi a Valperga. Alcuni commercianti vengono truffati, altri riescono ad accorgersene in tempo. Le varie testimonianze apparse sui social parlano di un uomo sulla Trentina straniero. Il meccanismo è quello di pagare ad esempio qualcosa che costa 10 euro, rifilare il biglietto falso e intascare il resto. Un 22enne senza fissa dimora si era nascosto all'interno di una casa a Borgo Franco di Ivrea. Il proprietario ha denunciato il fatto alla polizia. L'uomo, nascosto all'interno per guadagnarsi la fuga, ha violentemente aggredito gli agenti intervenuti. Il giovane è stato arrestato per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale. Sala consiliare di Palazzo Lomellini a Rivarolo Canavese affollatissima ieri sera per la cerimonia relativa al riconoscimento annuale Testimonial dello Sport per la città di Rivarolo e per il Canavese 2018. A cedere testimone il commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Volley, Gian Lorenzo Blengini, e ad accogliere l'USAC Basket. Momento commovente, quello dedicato alla memoria di Luigi Ballario, con una standing ovation totale durata alcuni minuti. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.bitvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata! Saluto amici del Centro Meteo Italiano. Un campo di alta pressione disteso dalla penisola iberica al Mediterraneo centrale porterà ancora tempo stabile sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio, con l'ausilio della grafica accanto, le previsioni meteo per mercoledì 24 gennaio. Tempo asciutto al mattino su tutta la penisola, con cieli in prevalenza sereni, da segnalare solamente nuvolosità irregolare anche con locali foschie su pianura padana, Sardegna e tra Toscana e Lazio. Nessuna variazione al pomeriggio, con nubi sparse alternate a schiarite al nord e sulle isole maggiori, ampi spazi di sereno altrove. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni, salvo locali piogge sulla Liguria. Nubi sparse anche su regioni centrali tirreniche e isole maggiori, ma senza precipitazioni associate. Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per tutti i dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito scaricando la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.